Esplorando la provincia di Cuneo è molto facile imbattersi in luoghi di interesse storico, culturale e naturalistico, ma lo sapevate che il nostro territorio può anche vantare alcuni dei luoghi di spiritualità che per molti secoli e ancora ad oggi sono tra i più importanti del Piemonte? Oggi voglio raccontarvi la storia del monaco Ulderico da Grenoble, monaco dell'ordine certosino di San Bruno, che nel 1173 camminò in questi territori alla ricerca di un luogo perfetto dove fondare il proprio monastero. Oggi vi porterò a scoprire la Certosa di Pesio. Attraversato il comune di Chiusa Pesio, un comune di circa 3.500 abitanti, abbiamo imboccato la Valle Pesio. La Valle Pesio è una delle valli più corte nella provincia di Cuneo, attraversata dal torrente omonimo e oggi, dopo una storia legata alla Resistenza, è una meta turistica, soprattutto per gli amanti del trekking e dell'escursionismo, in quanto a sud è contornata dalle Alpi Liguri, in cui svetta il complesso del Marguerite, che oggi è parte di un comprensorio ed è oggetto di tutela per la grande biodiversità del suo patrimonio di flora e fauna. Abbiamo raggiunto la nostra meta di oggi, la Certosa di Santa Maria. I monaci certosini cercavano un luogo dove difendere sostanzialmente i padri dal rumore del mondo. Ecco, lo trovarono proprio qui, a 860 metri sul livello del mare, nell'alta Valle Pesio, ma a non più di 15 km da Cuneo. Insomma, un compromesso perfetto per permettere ai padri di dedicarsi all'attività religiosa in modo indisturbato, ma anche ai laici di provvedere alle questioni mondane e quindi garantire la sussistenza dell'abbazia. Oggi ad accompagnarmi nel mio tour ci sarà Padre Daniele. Andiamo a conoscerlo. Padre Daniele Giolitti. Sì. Oggi noi siamo qua alla Certosa di Santa Maria. Benvenuti. Grazie. Cominciamo dalla storia di questo luogo spirituale molto suggestivo, fondato intorno agli anni 1100. Come si è evoluto questo percorso fino sì. ad oggi? Ecco, qui la Certosa di Pesio, come tanti sanno, è un monumento nazionale che è stato fondato esattamente nel 1174. E l'ordine monastico che ha fondato questo monastero, appunto, sono i Certosini, che arrivavano dalla Francia, dalla Grande Chartreuse vicino a Grenoble, e venendo in Italia, attraversando le Alpi, qui il massiccio del Malguarès, si sono fermati in questo posto magnifico, per natura, per montagne, prima di poi raggiungere Reggio Calabria, dove hanno aperto la prima certosa fondata da San Bruno, il fondatore dell'ordine certosino. All'inizio sono stati costruiti questi locali, che si chiama la Domus Inferior, la parte inferiore, dove c'erano le prime celle e l'antica abbaziale, sopra la quale poi nel 1500 è stata costruita la seconda abbaziale, per cui fino all'epoca di Napoleone, circa 8 secoli, hanno vissuto qui i monaci certosini, vivendo un po' il carisma di San Bruno, il fondatore appunto dei Certosini, con una vita eremitica e cenobitica, cioè gli eremiti sono quelli che vivono nelle celle, mentre poi durante la giornata anche si incontravano per momenti di preghiera. Ecco, arriviamo quindi all'epoca napoleonica. Esatto. L'epoca napoleonica vede un momento di crisi per questo luogo, perché insomma l'ordine certosino in epoca napoleonica viene contrastato
E quindi cosa succede a questa abbazia? Allora, sappiamo che Napoleone soppresse tutti gli ordini monastici, per cui cacciò via i monaci certosini e la Certosa rimase abbandonata per diversi anni, finché non fu comprata da un certo cavaliere nobile che lo trasformò in uno stabilimento idroterapico per la nobiltà di Torino e per politici che venivano in vacanza qui in Certosa. Poi, brevemente, le vicissitudini hanno fatto sì che prima e seconda guerra mondiale fu trasformato in un covo di partigiani, anche qui si combatteva sul fronte, per cui dopo la seconda guerra mondiale l'edificio veramente era fatiscente, era praticamente distrutto e depredato da molte opere d'arte. Abbiamo accennato quindi a cose diverse. Allora, innanzitutto il centro idroterapico, che diventa di fama piuttosto vasta e che accoglierà anche personaggi importanti della storia d'Italia, quindi diventava proprio un punto famoso. Successivamente invece una storia legata alla Resistenza, la Resistenza che insomma resta poi un leitmotiv di tutta la Valle Pesio. Esatto. Infatti anche a pochi metri dalla Certosa esiste un cimitero dei partigiani, proprio per testimoniare la vita che questi soldati hanno dato per combattere per la libertà. Arriviamo quindi a quando arrivano i missionari della Consolata di Torino, che danno a questo luogo quindi una nuova linfa. Esattamente. Pur nella continuità di certi valori che erano appunto di ispirazione certosina. Sì, esattamente nel 1934 i missionari della Consolata da Torino vennero qui alla Certosa e acquistarono questo edificio, trasformandolo nel primo periodo in una casa di formazione per gli studenti, novizi, teologi che poi formandosi, studiando qui alla Certosa, partivano per l'Africa. Successivamente poi, fino agli anni attuali nostri, è un centro di spiritualità missionaria, dove appunto accogliamo pellegrini, ospiti, gruppi, per momenti di meditazione, riflessione con la parola di Dio nell'ambiente così del parco. Ecco, noi ci troviamo proprio di fronte ad una mappa che ci dimostra che i missionari della Consolata, insomma, partiti poi dalla Certosa, formati qui, sì, si sono spostati e hanno fondato delle missioni in parecchi stati del mondo. Direi quasi in tutto il mondo. Innanzitutto sono partiti per aprire le missioni in Africa, soprattutto nel Est Africa, Kenya, la prima missione, e poi Tanzania, Etiopia e tutto, diciamo, la parte subsahariana dell'Africa. Poi ci siamo spinti nell'America, America Latina, America del Nord, e ultimamente le ultime tre missioni che abbiamo aperto sono proprio Mongolia, Corea del Sud e Taiwan. Ecco, io so che lei ha trascorso recentemente un periodo in una di queste missioni, ci parli un po' della sua esperienza? Volentieri, io ho avuto il dono di lavorare 6 mesi in Mongolia, un ambiente completamente diverso dal nostro. Pensate che tocchiamo punte di meno 40 gradi come temperatura, ci troviamo in un ambiente della steppa, per cui a contatto anche con popolazioni nomadi di religione buddista. Quindi è interessante anche il dialogo interreligioso. Partendo dalla Certosa, un luogo di spiritualità missionaria, possiamo anche noi incontrare popoli diversi, in quel caso io in mezzo al popolo della Mongolia, per condividere la nostra fede, ecco, e portare avanti dei progetti di sviluppo. Bene, abbiamo accennato quindi a tutto il lavoro di preparazione spirituale e di formazione che avviene nella Certosa, ma la Certosa è ovviamente anche un luogo veramente suggestivo da visitare. Mi accompagna a fare un giro? Molto volentieri, prego. Thank you.
siamo nel cortile interno della Certosa, in cui spicca questa statua, la statua del beato Giuseppe Lamano. Sì. Giuseppe Lamano è il fondatore dei missionari della Consolata. 1901 ha mandato i primi missionari in Kenya e appunto l'abbiamo messo qui come statua nella parte inferiore della Certosa proprio per richiamare che lo spirito missionario è al centro della spiritualità che tentiamo di vivere qui alla Certosa e ci richiama proprio a una dimensione mondiale, come potete ben vedere anche qui. Sì, noi siamo di fronte infatti a dei gazebo che ci ricordano anche che nella Certosa, oltre alla bellezza monumentale senza tempo che ci circonda, ci sono anche delle installazioni temporanee e vengono ricordati eventi, vengono ricordate le missioni. Esatto, abbiamo pensato di installare questa mostra che sono tre stand più una quarta che rappresenta la Maloka, cioè la tenda del popolo Yanomami. Ci troviamo adesso in Amazzonia. Questa mostra Congo e Amazzonia vorrebbe sensibilizzare tutte le persone che vengono qui alla Certosa sull'ambiente e soprattutto rispettare la foresta, che è il polmone del globo, dell'umanità, per preservare l'ambiente, le risorse minerarie e soprattutto le popolazioni. I missionari sono quelli che prendono le difese dei più poveri, dei più deboli, contro ogni forma di sfruttamento da parte. Ecco, forse la Certosa ci ricorda come la religione fin dal passato abbia avuto un forte ruolo, oltre che spirituale, anche culturale. Ci sono dei messaggi che vogliono essere fatti passare, tra cui ovviamente la conservazione del sapere, ma anche gli insegnamenti, come ad esempio questo, cioè l'insegnamento del rispetto dell'ambiente. Oggi la Certosa è anche un luogo per i giovani. Cosa si fa per quanto riguarda la formazione dei più piccoli? Ecco, innanzitutto è bello, collegandoci alla formazione, che quando i giovani missionari passavano e studiavano qui alla Certosa, imparavano, ristrutturando, mettendo a posto questo edificio, l'arte della muratura, con la quale poi hanno costruito scuole e ospedali in Africa. Per cui adesso con i nostri giovani, al giorno d'oggi, si cerca anche di innanzitutto far conoscere queste realtà che a volte non si conoscono più di tanto, sensibilizzare anche sull'ambiente, sulla promozione umana, sui progetti, e poi si cerca anche di eventualmente fare esperienze in missione, quindi brevi campi dove uno può mettere a disposizione i propri talenti a contatto con queste. E qui in certo ci prepariamo proprio con questi cammini. Quindi un trampolino di lancio, sì, verso delle esperienze che sicuramente possono accrescere il sé. Sì, potrebbe essere. Noi proseguiamo il nostro giro. Grazie. Ecco, siamo all'interno della prima chiesa realizzata qua alla Certosa. Ovviamente qua il fascino architettonico e la suggestione del luogo, dalla forte spiritualità, la fanno da padrona. Esatto, qui ci troviamo in questa chiesa che tra l'altro utilizziamo per le celebrazioni solo due volte all'anno, ma la riserviamo proprio per una preghiera personale e anche a volte con i giovani per momenti di adorazione e di preghiera. Sì, è caratteristico perché con questi mattoni a vista preserva proprio lo splendore antico, spoglio molto sobria, ci sono archi e volte a botte che sono stati costruiti questi in un secondo momento per sostenere la successiva chiesa abbaziale che si trova proprio sopra la nostra testa. Ecco, quanto è importante secondo lei oggi trovare ancora dei momenti per riflettere, per meditare con se stessi, magari in un luogo come questo, protetti, spogli da distrazioni? Beh, in una nostra società dove prevale lo stress, l'affanno, si corre dal mattino alla sera,
La gente ci chiede proprio di fermarsi un attimino e noi diamo la possibilità, in un certo senso vendiamo un po' di silenzio, dei momenti in cui uno può ritagliarsi per ritrovare se stessi, trovare un po' di armonia e pace nella propria vita. Abbiamo accennato insomma alla parte superiore e adesso noi andiamo a visitare questo altro piano. Siamo nella chiesa nuova, quindi il piano superiore è il luogo ancora dove si celebrano oggi i riti religiosi, luogo parecchio suggestivo, con la prima cosa che salta all'occhio i grandi affreschi e le pitture. Sì, qui lo stile cambia rispetto a prima, ci troviamo nell'epoca barocca, quindi con tutte queste decorazioni abbastanza pregiate e diciamo ben curate. Diciamo che la parte più importante è qui sull'abside e il soffitto del presbiterio, dove ci sono decorazioni e affreschi del famoso pittore Antonio Parentani, il quale ha rappresentato diverse scene della vita di Maria. Maria era appunto venerata dai Certosini e infatti è la patrona della Certosa di Pesio, Santa Maria incoronata assunta in cielo, che spicca in fondo, vedete, Maria è incoronata in cielo, in quell'icona centrale dove c'è il Padre e Gesù Cristo alla sinistra. Però anche pittori internazionali hanno collaborato alla realizzazione. Questo è interessante. Un belga, un certo Giovanni Claret, ha dipinto la navata, quindi il soffitto della navata, con immagini derivate da episodi del Vangelo. Quindi abbiamo la Samaritana al pozzo, abbiamo Gesù che seda la tempesta nel lago, abbiamo Gesù nel Tempio. Quindi era una catechesi per quel tempo. Illustrata, diciamo. Per coloro che vogliono partecipare durante le funzioni e visitare la Certosa, quali sono i momenti migliori? Ma sicuramente i visitatori possono partecipare alla nostra funzione di preghiera, le lodi, i vespri ogni giorno e l'Eucaristia alle 18:30 ogni giorno della settimana, mentre la domenica alle 11 abbiamo la messa domenicale in questa chiesa. Noi proseguiamo, ci sono, abbiamo detto, anche delle cappelle. Sì, altre cappelle, ben tre cappelle sistemate nel chiostro principale. Sono sicuro che mi ci condurrà. Volentieri. Passeggiando per l'abbazia arriviamo ad un dipinto di dimensioni importanti e di grande importanza anche dal punto di vista del suo significato. Questo è l'affresco più importante che c'è alla Certosa, è la cosiddetta Madonna della Misericordia, dove rappresenta bene sotto il manto della Vergine due gruppi di monaci. Il gruppo sulla mia destra, quelli con la barba, erano i conversi, attualmente detti anche fratelli, non sacerdoti. Quelli senza barba rappresentano i monaci sacerdoti. Con agli estremi, sulla destra, San Bruno, il fondatore dei monaci certosini, mentre sulla sinistra Giovanni Battista, che è anche uno dei protettori dei monaci. È un affresco che richiama l'iconografia di Piero della Francesca del Rinascimento 1400-1500. Stiamo procedendo per andare a visitare le cappelle
però qui ovviamente si arriva al chiostro con questo colpo d'occhio, che è poi quello che provano quasi tutti i visitatori della Certosa, che è veramente fantastico. Sì, questo potremmo dire quasi un po' il gioiello della Certosa di Pesio, il chiostro. Il chiostro è stato proprio pensato e costruito, come tra l'altro tutte le altre certose in giro per il mondo, con questo porticato che unisce tutte le celle dei monaci e le rispettive cappelle. E poi ovviamente in un clima di montagna, come qua siamo a 900 metri sul livello del mare, grandi precipitazioni, piogge, neve, permetteva ai monaci di recarsi dalla cella alla chiesa abbaziale che abbiamo visitato, rimanendo appunto alla sosta. Al coperto. È interessante questo chiostro, sono 70 metri per 70, all'inizio era stato progettato chiuso come un quadrilatero, attualmente è a forma di ferro di cavallo, aperto diciamo verso il bosco, quindi direi che questa prospettiva è notevole e lo chiamavano al tempo il desertum, questa zona, cioè una zona ovviamente di silenzio dove i monaci trascorrevano il tempo nella meditazione. Il deserto certosino, che è anche oggi diventato un deserto della biodiversità, perché comunque c'è sempre stata fin dall'inizio e continua ad esserci in queste zone un'attenzione proprio alla natura. Sì, questo è importante. Siamo esattamente al centro del parco delle Alpi Marittime e per cui, come potete notare, la vegetazione rigogliosa fatta da alberi di alto fusto piantati dagli stessi certosini. E quindi vorrei accennare, in fondo a questo chiostro si notano due alberi monumentali. Li andremo a vedere. Okay, adesso proseguiamo dopo. Verso le cappelle. Va bene, prego. Ci sono all'interno del chiostro due statue che rappresentano due certosini, proprio i primi certosini, sono i figli della contessa che aveva donato questa terra su cui adesso ci troviamo, e i suoi due figli divennero monaci certosini e per ricordarli sono state erette su queste due statue. Stiamo avvicinando a quella che si chiama la Cappella del Deserto, una sì. Delle tre cappelle più importanti qua alla Certosa. Qui il clima comincia a essere un clima di silenzio, un clima più riservato, bisogna parlare sottovoce, perché c'era questo ritiro spirituale, un ritiro spirituale che viene anche ancora testimoniato da alcuni dettagli architettonici, come quello che noi qui abbiamo davanti. Vi faccio vedere se volete. Qui ci troviamo di fronte alla cosiddetta ruota. La ruota era lo strumento attraverso il quale nel Medioevo appunto i monaci, il monaco all'interno, l'eremita, comunicava con l'esterno, quindi l'inserviente arrivava, posava i piatti o le lettere su questo tavolo e girando il monaco dall'interno poteva ritirare il materiale senza comunicare con l'esterno, perché uno dei punti forti dei certosini era vivere la solitudine con Dio solo, nella preghiera. In questo clima di preghiera, noi entriamo nella prima cappella. Prego. Ecco, ci siamo seduti nella Cappella del Deserto. Un luogo di nuovo decisamente più sobrio rispetto alla chiesa principale,
Cosa succedeva qui? E qui siamo al cosiddetto cuore della Certosa. La cella costituiva per i monaci, ma ancora attualmente adesso, un luogo privilegiato di silenzio. Uno anche attualmente può venire, spendere dei momenti in preghiera, in solitudine, in silenzio, ma è interessante la storia appunto, perché qui il monaco per 8 secoli e ha vissuto, ha pregato, vivendo il motto ora et labora, ed era interessante che all'epoca questi locali venivano chiamati anche cubiculum, cioè il luogo in cui il monaco stava e mangiava, pregava, avendo anche un orto qui vicino, per 3 volte alla settimana solo pane e acqua. Poi gli altri giorni formaggi e legumi, mai carne. E da questo luogo così di silenzio poi si recava per 3 volte nell'abbaziale antica per la preghiera comune. La contemplatio era uno degli insegnamenti più importanti della dottrina religiosa che qui si praticava. Ecco, questo è il luogo perfetto proprio per metterla in atto. All'esterno però abbiamo di nuovo del verde e uno spazio veramente suggestivo. Sì, interessante sapere che c'era un'armonia nella vita del monaco, quindi momenti di preghiera ma anche momenti di lavoro, e quindi era proprio un equilibrio anche naturale, fisico, psicologico, che gli permetteva di donare la vita intera. Questa è solo una delle tre, appunto abbiamo accennato le altre cappelle. Una delle tre molto importante, molto particolare, è la cappella del priore. C'è una cappella quindi che era privata, riservata al priore che aveva la sua cella al piano superiore. Il priore era il superiore appunto della comunità, una comunità di 12 monaci sacerdoti. Poi esistevano anche dei monaci cosiddetti conversi. Il priore appunto era superiore dell'intera comunità e presiedeva a tutte le cerimonie liturgiche. Oggi anche questa cappella del priore viene utilizzata leggermente, con una veste leggermente diversa. La utilizziamo noi missionari, siamo 5 missionari della Consolata attualmente, per la preghiera delle lodi, dei vespri e di compieta. La terza cappella? La terza cappella invece si chiama Cappella alla Mano, è una cappella più moderna, stata ristrutturata negli anni 2000, e quella la utilizziamo per gli incontri coi giovani nelle scuole di preghiera che facciamo tutto l'anno, partendo da ottobre fino a maggio, mensilmente, sia per i giovani che per le famiglie. In questa cappella dell'alla mano condividiamo la parola di Dio. E adesso, dopo questo breve excursus, questa spiegazione delle cappelle, noi ritorniamo nel verde che è possibile ammirare da queste finestre e andiamo a vedere gli alberi secolari. Qualche passo nel giardino di fronte a noi, il chiostro da cui siamo arrivati, alle nostre spalle una statua della Madonna, elemento ovviamente importante in tutta la Certosa e ricorrente. Questo è uno dei 2 alberi secolari, l'altro si trova davanti a noi, di fronte a noi, piantati proprio dai monaci certosini. Questo dietro di noi è un pino strobus importato dall'America del Nord, stimato di 250 anni, con una circonferenza di 6 metri, quindi è maestoso. E mentre quello dietro a noi è un cedro del Libano. I monaci importavano i sementi da tante parti del mondo e dicono una testimonianza lampante di come l'attenzione verso la natura, il paesaggio, era così importante, per non parlare poi anche dell'agricoltura, dell'apicoltura che hanno introdotto i monaci stessi. Bene, in questo giardino si respira un'aria di pace e un'aria di serenità. Speriamo, insomma, di poter
vivere veramente questa atmosfera di pace e serenità. Ancora per qualche minuto io mi fermerò qua a girovagare, noi ci salutiamo, la puntata e finisce qua, speriamo insomma che possa essere un luogo di ritrovo anche per tutti gli interessati e per i turisti, perché vale veramente la pena. Io vi ringrazio e vi invito ogni telespettatore anche a sfruttare, a vivere questo posto così bello e ricco. Grazie.